Ricordo perfettamente la sensazione che provai quando vidi per la prima volta questa scena al cinema. Push, push. Very good. Push, come on. Fu in questo momento che capii che John Hammond non era proprio una persona 100-100. Piuttosto sì, un grande sognatore, benefattore, megalomane, ma anche un vecchio ricco spostato di capoccia. Il modo in cui ravanava per rimuovere i pezzi d'uovo dalla testa del Velociraptor, come lo accarezzava, affermare che lui ci tiene ad essere il padre visivo di tutti i dinosauri, al fine di farli affezionare, era un po' perversa questa cosa. Non credete? C'è del... Boh. Pensate di nascere, schiudere gli occhi e la prima cosa che vedete sono i denti gialli di... Non deve essere proprio il modo migliore di cominciare la vita. E comunque questo suo volere a tutti i costi che i dinosauri si affezionassero a lui come una sorta di papà non gli ha impedito di essere sbranato proprio da uno di quei cuccioli che lui stesso ha allattato. Alitato. Un cucciolo, che poi è diventato adulto, di Tyrannosaurus Rex. Beh, fu sbranato effettivamente nel libro, non nel film, perché era un po' troppo pesante come scena, diciamo, far mangiare John Hammond a un Tyrannosaurus Rex. E a proposito di Tyrannosaurus Rex, eccovi qui davanti il feto di quello che un domani sarebbe diventato il mattatore di John Hammond. Ragazzi, Tyrannosaurus Rex, allevato, o meglio, iniziato da John Hammond nei laboratori di Isla Nublar, e poi un domani cresciuto divoratore del povero John Hammond nel libro. Guardate la scatola innanzitutto, Ribor, raramente ho visto scatole fatte con simile eleganza. Devo dire che c'è del gotico in questa scatola, mi piace. Andiamola ad aprire. Le stranezze di Ribor. Io adoro Ribor e tutte le sue stranezze. Ecco, per me Ribor è un marchio che si dovrebbe concentrare a fare queste cose. Mi piace quando sperimentano cose alternative. Questo è sicuramente una cosa molto particolare. E a noi le cose particolari ci piacciono. Allora, ragazzi, dentro c'è il contenitore in vetro con dentro il dinosauro. Guardate che spettacolo. Cioè, spettacolare davvero. Scolpito in una maniera pazzesca. Ma adesso vi spiego il meccanismo, sempre se già non lo conoscete, perché questa è una... è comunque una scultura famosa di Ribor. Secondo me anche una delle più apprezzate della casa inglese. Guardate qua. Tappo in vetro, pesa un botto, con il quale poi si può chiudere il contenitore, ovviamente riempendolo d'acqua. Ma adesso analizziamo un po' il Tyrannosaurus Rex. Allora, mentre fuori piove, noi analizziamo il Tyrannosaurus Rex. Quindi apriamo l'involucro, diciamo la capsula, il contenitore di vetro, che poi tra un po' riempiremo d'acqua per, diciamo, dare forma veramente all'opera di Ribor, e analizziamo il Tyrannosaurus Rex. Il cucciolo, diciamo il feto, l'embrione di Tyrannosaurus Rex. Che spettacolo. Guardate le squame come le hanno scolpite una a una, in maniera veramente incredible. I denti paurosi, ragazzi, quindi i denti esposti per lui. Ribor spesso ha fatto, cioè qualche volta ha fatto dinosauri con una parvenza di labbra. In questo caso, vedete, invece ci sono i denti esposti. Guardate il foro auricolare destro e sinistro, molto molto bello. Anche l'effetto che dà l'occhio chiuso, colorato con questo grigio più scuro, ha proprio l'effetto di un embrione, ragazzi, pazzesco, bellissimo, tutto lucido. Le attaccature qui forse delle zampe sono un po' imprecise, però ragazzi, parliamo veramente di quinsquiglie confronto alla bellezza di questo modellino. Guardate che bello, si tiene in una mano, cioè, guardate che spettacolo, Ribor.
Anche gli artigli sono colorati molto molto bene. La cosa che sto notando è che è una vernice smaltata dall'effetto lucido notevole e sotto la luce dei faretti brilla manco fosse un collier di diamanti. Le pieghe sul collo mostruose. E chiaramente ispirato al Tyrannosaurus Rex di Jurassic Park, lo possiamo tranquillamente capire dalla zampa. No, vabbè, le zampe erano grosse, ragazzi, ma più che altro nei cuccioli gli occhi erano più grossi e la coda forse doveva essere un po' più lunga. L'hanno fatta abbastanza corta rispetto alle dimensioni. Ci tengo a far presente che dentro all'uovo, diciamo, i tirannosauri erano molto più piccoli rispetto a questo qui di Ribor. Infatti nel novembre del 2020 sono saliti alla ribalta dei resti di T-Rex in stato embrionale. Quindi sappiamo bene o male le dimensioni di un Tyrannosaurus Rex da embrione. Esattamente vennero ritrovati un artiglio e una mandibola. I fossili datati 70-75 milioni di anni furono ritrovati anni prima, però sono stati appunto oggetto di studio di Philip Curry e Gregory Faston. Grazie a una scansione, gli studiosi hanno ricostruito tridimensionalmente l'embrione, determinandone appunto la grandezza. Praticamente un chihuahua. Cioè, il vero embrione di Tyrannosaurus Rex era grande come un chihuahua. Ce lo vedete Gianni Sperti con un baby T-Rex? Inquietante, o forse più inquietante con il chihuahua. Comunque, Sperti a parte, i nuovi fossili dei due esemplari diversi rivelano che i cuccioli di tirannosauro erano davvero piccolissimi rispetto agli adulti. Immaginate 10 metri di T-Rex e suo figlio appena nato di 90 centimetri. È come se in proporzione il figlio di un essere umano avesse le dimensioni di lui. O di lui! O di lui! Pertanto questo feto, seppur bellissimo, non è in scala 1 a 1, bensì 1 a 4. Se avessero voluto ricreare le reali dimensioni di Tyrannosaurus Rex, avrebbero dovuto fare un contenitore di 45 cm, come appunto ipotizzano fosse l'uovo. Sai che frittate! Però adesso vediamo questa riproduzione di feto nel suo contenitore con l'acqua. La spettacolarità di questo modellino risiede proprio nel fatto che questo contenitore si può riempire d'acqua. Quindi già era pesante prima, figuratevi dopo che lo riempirò d'acqua. Ecco, direi che è sufficiente un altro pochino, dai, facciamo ok. Quindi è una plastica trattata anche per stare immersa nell'acqua, ragazzi, vedete questa, il fatto che l'abbiano verniciato con questa vernice lucida. Inseriamolo. Cavolo, a pelo proprio, sono stato preciso. No, ma vedete, forse ho esagerato perché con il tappo... Ok, ho limato un po' il livello dell'acqua. E adesso è pronto. Ribor ci dà all'interno della scatola anche questa basetta, questo supporto che si illumina. Io ho già munito di pile. Questa è la vera essenza del collezionismo, perché questi sono pezzi unici, rari, pezzi così particolari che per tutti noi amanti di dinosauri è veramente una tentazione fortissima. Adesso riaccendiamo le luci. Ribor fa anche un'altra versione, questa volta più piccola, con dentro il Velociraptor, il feto del Velociraptor, è più o meno lo stesso, vedete, molto molto simile,
anzi direi che è uguale, soltanto cambiano le dimensioni. Ricordano molto in Jurassic Park 3, non so se vi ricordate, quando entrano nel laboratorio e ci sono tutti questi velociraptor, questi dinosauri lì morti. Mi ricorda molto quell'ambiente, ecco. Sempre per la serie Ribor Oddities, Stranezze Ribor, vi voglio far vedere anche il Compsognathus, o quel che resta del Compsognathus. Spettacolare la confezione, vedete che figata, sembra praticamente un'enciclopedia, anatomia dei vertebrati. Io adoro Ribor. Ma adesso prendiamolo il Compsognathus, che è proprio qui all'interno. Guardate che spettacolo, cioè io quando l'ho visto per la prima volta pubblicizzato da Ribor non potevo credere ai miei occhi, perché sin da bambino ho desiderato nella mia stanza appendermi un dinosauro sezionato. Lo so, voi penserete che sono matto, però mi piaceva l'idea di ricreare una sorta di laboratorio. Vedete qui la fotografia con il Compsognathus e tutta la sua sezione, diciamo, le loro parti interne. Mi piace il fatto di poter appendere qualcosa per caratterizzare la stanza, anche se poi non so se realmente lo appenderò, però diciamo a chi piace caratterizzare un non lo so, la propria stanza piuttosto che la casa, appendere qualcosa di particolare, così antico, così invecchiato, sembra un pezzo d'antiquariato. Anzi, questo legno, se lo volete rendere ancora più caratteristico, compratevi una crema per le mani e passatelo di tanto in tanto, così date proprio l'effetto vintage. Allora, qua si dovrebbe slittare così, quindi si alza il vetro e dentro troviamo il nostro amico Compsognathus. Eccolo qui, guardate che caratteristico, cioè affascinante. Nessuno aveva mai fatto prima una cosa del genere, ci pensa Ribor. Praticamente ci sta un piccolo attacco proprio per saldare il Compsognathus qui sulle, praticamente sulle scapole. Spettacolare ragazzi, bellissimo, bello bello bello. E poi si ricopre con il vetro. Se siete appassionati di gasature in stile antiquariato, ragazzi, questo farebbe al caso vostro. Un laboratorio dell'Ottocento. Eccolo qui davanti a noi. Adesso lo riapriamo, che lo analizziamo bene da vicino, perché vogliamo anche vedere se dentro hanno fatto tutte le parti che erano all'interno, appunto, del dinosauro. Guardate che dettaglio, ragazzi. La colorazione pure, cioè, fatta benissimo. Ribor mi piace molto come cura il dettaglio dei suoi modellini. Anche in questo gioco macrabo di anatomia si è rivelata su livelli altissimi. Guardate che bello. Non so voi, ma io lo trovo davvero spettacolare. Guardate che finezza di dettaglio, che colorazione. Vabbè, Ribor qui ha colorato veramente molto molto bene il suo modellino, sfumandolo egregiamente. Vedete come sopra è tigrato, sfuma verso il verde scuro per poi diventare verde chiaro e infine giallo. Quindi vedete il ventre, la parte sotto, diciamo, tutta gialla. Molto molto bello. Le squame riprodotte bene, anche se non sono scolpite singolarmente. C'è più un effetto non squamato, però comunque sulla testa invece hanno scolpite, vedete, singolarmente. La testa è curatissima, ovviamente, non si vedono i denti esposti. Notate il particolare dell'occhio totalmente nero, quindi senza sclera, senza pupilla, senza iride, tutto nero, spalancato con le palpebre praticamente aperte. Questo fenomeno si chiama tache noire della sclerotique, che è un fenomeno post mortem che può succedere quando si muore con gli occhi aperti. In pratica la sclera da bianca diventa nera, da qui appunto tache noire, macchia nera. Notate il dettaglio dell'interno di questo Compsognathus. Praticamente invece di, cioè, a parte il fatto che hanno dettagliato anche la parte superiore,
diciamo, la parte intera, però la parte scuoiata, ragazzi, è veramente di un dettaglio allucinante. Si distinguono proprio tutte le parti interne del dinosauro. Notate qui in alto il sacco aerifero, che è tipico degli uccelli e dei teropodi, quindi è una caratteristica. È un'espansione che serviva a facilitare la respirazione proprio. Che infatti poi questo sacco aerifero che si trova qui conduce alla trachea, che poi dà ai polmoni, che sono sinistro e destro, questi due, e al centro il cuore. Qui abbiamo la parte sinistra del fegato, qui la parte destra, qui invece abbiamo il proventricolo, scendendo questa parte, diciamo, un po' più fina, il duodeno, e poi il ventriglio, che è la porzione di stomaco più grande e che serviva appunto a triturare le parti di cibo più resistenti, diciamo. E qui abbiamo la cistifellea, questa verde, qui invece nella parte sinistra la milza, questo più grande invece tutto reticolato è il pancreas, il pube, l'osso pubico, l'ischio, questo qui. Poi scendendo sotto, diciamo, abbiamo le sacche d'aria qui laterali, si chiamano sacche d'aria posteriori, l'intestino, che è tutto questo agglomerato qua, c'è l'intestino tenue, che è questo qua, questo qui a destra, diciamo nella porzione destra, e c'è l'intestino grasso, che invece è questo qui nella parte sinistra. E qui ci abbiamo il retto e la cloaca, cioè il retto, vabbè, non si vede, però c'è la cloaca, eccolo qua, la spaccatura. Bene, questo è l'interno del Compsognathus della Ribor. Ebbene sì, ci tenevo a farvi vedere qualcosa di diverso rispetto al solito. Ho sempre portato sul canale modellini, diciamo, di dinosauro, cose classiche. Questa volta invece le stranezze della Ribor. Spero che vi siano piaciute. Da me, dal contenitore di Velociraptor e Tyrannosaurus Rex e dal Compsognathus sezionato, è tutto. Ci vediamo alla prossima.